Mentre tutti i poli fieristici più importanti nel sud Italia chiudono, la Fiera Emaia nei decenni non solo ha resistito alla crisi, ma è cresciuta. Secondo lei perché? Intanto per dove si fa? Perché credo che questa sia una provincia dal punto di vista dell'intraprendenza, della voglia di fare, dell'operosità, insomma anche della grande capacità che ha dimostrato questa fiera di avere una visione, insomma, che non è semplicemente localistica. Quindi da un lato il posto e dall'altro l'aspirazione, la capacità di coinvolgere in tanti, la capacità di sapere essere un luogo che è da un lato grande attrattore ma anche di grandi prospettive. Quindi credo che non la fortuna, ma certamente l'esperienza e la storia di Emaia la riconferma come una delle fiere più importanti. Nell'ambito dello sviluppo economico, del rilancio dell'economia e dello sviluppo economico in Sicilia, si è mai discusso in giunta del potenziamento di questo polo o ad esempio della creazione di altri poli importanti? Stiamo cercando di guardare da un lato all'esperienza delle fiere, che non sempre sono state delle esperienze positive. Le fiere, quelle fiere mordi e fuggi, quelle piccole fiere che mentre riescono a mettere attorno ad un evento le comunità, certamente parlare invece di polo fieristico è tutt'altra cosa. Ne abbiamo parlato più volte, credo che questo, proprio l'anno di Expo, avevamo anche ragionato proprio in giunta della possibilità di un grande momento per la Sicilia che sapesse parlare al Mediterraneo, certamente non l'Expo con l'aspirazione del mondo, ma una piattaforma naturale come quella della Sicilia è quasi naturale che si candidi ad essere ciò che la geografia le ha consegnato, quindi da qui arrivare e da qui ripartire. Eppure il polo fieristico di Palermo era una delle più grandi e importanti fiere di Palermo, è morta, si sono persi tantissimi posti di lavoro ma anche grandi opportunità. Beh, come un po' non c'era semplicemente il polo fieristico di Palermo, c'era anche quello di Messina. Certamente quanto i poli fieristici sono diventati altra cosa, quando sono diventate semplicemente luoghi di sprechi, dove certamente non era l'efficacia dell'azione, ma era in qualche modo semplicemente da un lato clientela, perché in questo passaggio in cui il favore per partecipare ad una fiera finisce con l'essere scambiato in altro, quindi il diritto è favore, il favore è clientela in voti, insomma anche la fiera di Palermo così come quella di Messina hanno risentito poi di quel peso che da un lato mette insieme pubblico e privato, ma dove il pubblico finisce con non essere il supporto per la crescita, ma finisce con l'essere invece una zavorra che difficilmente ti fa spostare e ti fa andare avanti.